I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Ciao a tutti, mammelle di elefante africano morto di varicate. Io sono Danil e oggi guardate qua che bellissimo capello che mi spunta fuori, veramente molto bello. Però non ho voglia, un fatto, un cazzo di iniziare sto video. Oggi siamo su Dungeon Nightmare 1 Free, perché c'è pure la versione a pagamento. Io non so che è il deficiente che fa un gioco che già fa paura a pagamento, ma io non lo so che cazzo c'ha in testa. I vermi. Ragazzi, siamo su Dungeon Nightmare 2, un horror veramente... wow, perché fa veramente paura. Infatti penso che la maggior parte di questo video passeremo... ah! Aiuto! Un mostro! Un demone! Probabile, oppure mi vedrete... ok, allora, iniziamo. Cosa consiste, ragazzi? Noi siamo in questo dungeon qua del cazzo, non so perché siamo qua. E dobbiamo prendere delle candele che ci servono per sopravvivere, per vedere. Ma dobbiamo trovare un libro per poter uscire. Ditemi voi adesso qual è la testa di cazzo che vanno in dungeon pieno di demoni a trovare un libro per poter uscire. Se si trova l'uscita non si può. Se si trova l'uscita e non si ha il libro non si può uscire. Porca puttana. Allora, apriamo qua subito. Abbiamo trovato una candela. Ragazzi, alziamo. Alziamo così almeno vi spaventate anche voi. Allora, però mi spavento anch'io, Gesù Cristo. Vai. Salve. Allora, sono Danil, faccio video su YouTube e non rompetemi le palle. Si sentono le mosche. Salve. Allora, qua... Un barile. Cosa c'è dentro di bello? Tutto buio. Posto di merda. Chi è che ci vive qua? Gesù santo. Cos'è sto posto? Abbiamo trovato dei tavoli. Abbiamo trovato veramente niente. Salve. Dove cazzo mi sono cacciato anch'io? Ma io dico, ma... allora, Dani, perché fai sti cazzo di video di merda? Corri! Che cazzo sta succedendo? Ah, Gesù! Corri, dove cazzo sto andando? Natusalemme! Ah! Sono morto! Ma dove cazzo spunta quella? Ma fammi il favore, va, Burkina Faso di merda! E siamo da capo, in questo posto di merda siamo da capo. Bisogna sempre guardarci intorno. Quella lì da dove è uscita? Da quale buco sei uscita? Che animale, che bestia di Satana era quella roba? Notte 1. Grazie al pisello. Candele, fogli. Altre candele. Ma che cazzo me ne faccio io? Seriamente, anche delle candele. Che cazzo. Porca puttana. Tosi un'altra volta ad entrare così che ti faccio conoscere. Nah, vai. Ah, ma un po' più di grinta. Tipo, sei qua. Io se fossi in un posto così, ho detto vaffanculo. Mi rinchiudo in qualche posto, in qualche baù. Ho trovato il libro, ragazzi. L'unica pecca adesso è che bisogna trovare l'uscita. E l'uscita... non so io dov'è, perché tra tutta sta mappa qua come cazzo faccio io a capire qual è l'uscita? Dopo ogni angolo che giri c'è Satana. Oh,
Non fatemi incazzare. Non fatemi incazzare. Le tubature di merda che perdono sempre ogni volta. Ma mo ancora! 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 Che cazzo vuoi te? No, 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 ancora! Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma se ti becco ancora, se ti becco ancora in giro, io ti tiro un pugno talmente forte in fronte che faccio diventare handicappata, testa di minchia. Ragazzi, è una cosa terribile, è una cosa voglio trovare tipo qualche modo, qualcosa per non fare arrivare tutti sti mostri qua del cazzo che ogni volta... Boh. Termino qua questo video di Dungeon Nightmare, è una cosa buona. È un inferno sta roba, non si riesce a essere tranquilli. Oh, taglio un sacco di pezzi ragazzi, perché minchia ci sono un botto di pubblicità ogni volta che si muore, che si gioca così. Sono un botto di pubblicità, infatti gioco di merda. Cercherò di portarlo ancora perché comunque voglio fare un video, comunque voglio finirlo. Vi ricordo che chi non è iscritto al canale si iscriva subito, condividete il video con tutti i vostri amici. E a 15 like porterò un altro video di Dungeon Nightmare. Noi ci vediamo al prossimo video, bella a tutti ragazzi. Bottles popping, bottles.